Né vincitori né vinti tra Igea Virtus e Città di Messina che alla dal Contres chiudono sul punteggio di 0-0 un derby scialbo e privo di emozioni. Un punto che alla fine accontenta gli ospiti che dopo tre sconfitte consecutive tornano a muovere la classifica. Un pareggio invece che sottolinea il momento poco brillante dei barcellonesi che racimolano così il quinto punto nelle ultime sei giornate. Con un reparto offensivo rabberciato dalle pesanti assenze di Filippo Crinò e Paolo Genovese, il tecnico igeano La Spada manda in campo dal primo minuto il classe 97 Antonio Genovese, che dopo 9 minuti servito da Biondo potrebbe già sbloccare la partita, ma il suo tiro si perde di poco alto sulla traversa. L'occasione migliore della gara però l'Igea la crea al 16esimo, quando proprio Antonio Genovese lancia Biondo che va via in velocità alla difesa ospite, ma tu per tu col portiere si fa respingere la conclusione da Trovato. Nella ripresa la formazione di La Spada si fa subito sotto con una punizione calciata da Carello che l'estremo messinese controlla senza problemi. Poi viene fuori il Città di Messina, fino a quel momento spettatore non pagante, e per due volte Silvano Cariolo diventa l'uomo più pericoloso per i suoi. Prima con un sinistro che costringe Galipò alla deviazione in angolo e poi al minuto 76 con una conclusione in piena aria che non inquadra di poco lo specchio della porta. Sul finire di gara l'Igea reclama anche un calcio di rigore quando un traversone di Carello viene intercettato in aria da Giordano, probabilmente con un braccio, ma il signor Virgilio di Trapani, ben appostato, non ravvisa gli estremi per assegnare ai giallorossi la massima punizione. Con questo pareggio, il secondo casalingo in campionato, l'Igea Virtus aggancia al sesto posto a quota 15 il Catania San Pio, mentre il Città di Messina, al primo pari esterno della stagione, sale a 8 raggiungendo al quart'ultimo posto il Città di Rosolini.